Buongiorno, grazie a quella dello sport. Arriva poi Marocco. Il mio impegno sarà quello di, e con i miei collaboratori, sarà quello di dare una fisionomia giusta a questa squadra che torni a essere una squadra compatta, vogliosa di riuscire a ottenere risultati importanti. È chiaro, ci aspetta un compito difficile, e questo mi sembra abbastanza logico, però abbiamo tutta la voglia, tutte le energie giuste per poter dare il nostro contributo, e direi che questa è la base importante iniziale. E il massimo del nostro impegno, la massima della nostra professionalità, la voglia di riuscire ad ottenere importanti risultati, se non tanto di immediati, però di riuscire a creare una squadra che possa dare soddisfazione ai tifosi. E soprattutto a far sì che questa chiamata sia quella giusta, nel senso che penso che la società abbia direttamente puntato su un gruppo, su un allenatore, su uno staff che ha fatto molto bene l'anno scorso e nel passato. Noi speriamo sicuramente di poter contribuire a far sì che loro ottengano quello che si aspettano da noi, e cioè una Juventus vincente non solamente sul campo ma anche in altre situazioni. Quando si è chiamati a guidare la Juve si è anche un po' emozionati, insomma, perché mi sembra che sia una cosa logica. No, emozionati ma sicuri di quello che si deve fare, di quello che si va a affrontare, di quello che poi ci aspetta in questo periodo. No, è una sfida importante, la più importante della mia carriera come guida di una squadra di grande lineaggio mondiale. Direi però di altre sfide ne ho vinte, e quindi mi penso che sia un'ulteriore sfida per me, un'ulteriore crescita. Guidare un club importante, avere delle sfide importanti e sapere che comunque guidi un club vincente. Da quel punto di vista cambia qualcosa chiaramente nella prospettiva futura. E penso che sia bisogno di creare una mentalità, che ce l'ha sempre avuta poi la Juventus negli anni, no? Penso di ricrearla, un tipo di filosofia di gioco, una filosofia di mentalità, una via che permette alla Juve di essere sempre se stessa, di non cambiare atteggiamento, di essere positiva. Questa è la mia idea futuristica. Per una squadra importante, metto a disposizione la mia esperienza, perché anche nel mio piccolo, come si dice tante volte, ho ottenuto dei risultati importanti mantenendo sempre un equilibrio di positività verso la mia squadra. Cioè, secondo me, una squadra deve avere una sua traccia, una sua filosofia e mantenerla nel tempo. Questo sarà il mio concetto di Juventus futura, cioè darle un'identità giusta che la mantenga e migliorarla, ma non in base agli avversari che vai a affrontare, insomma.